Mi serve una mensolina per il bagno e la realizzerò riciclando una delle tre mensole del vecchio frigorifero, un elemento di rete metallica di quegli scaffali a cubo componibili, la carta ondulata delle fette biscottate e come decorazione userò parti di una pigna, conchiglie, perline e fiori di lavanda. Sono ammucchiati in cantina da tempo, me ne basta uno. Sono quelle strutture componibili per realizzare degli scaffali. E poi c'è la mensola del frigorifero. Mi piace molto questo colore e quindi andrò a realizzare una tonalità simile a quella del balconcino. E con questa coloro tutta la rete metallica, almeno sul davanti. Oh oh, c'è qualcuno che ci spia ed è molto perplesso. Andiamo avanti. La rete metallica è asciutta. L'ho colorata non in modo uniforme, ma lasciando delle screziature di fondo bianco. Con un elemento non verniciato segno i quattro puntini che andrò a forare per poter attaccare la mensolina alla rete metallica. Ho già provato a riciclare questi elementi di rete metallica, ne ho fatto un appendiguanti, quelli con le dita tutte bucate sono i miei perché li uso molto fuori in campagna. Ed ora tocca la carta ondulata, la mia passione, la metto dappertutto. Se l'avete vista ricorderete la cassettiera del bagno e anche i cestini che ho ricoperto di spago, ma erano in realtà i cestini del vecchio frigorifero. E poi ho ricoperto anche una scatolina del tè per contenere il rasoio da barba. Cose molto semplici ma carine. Allora la rete c'è, la carta l'ho tagliata a striscette e andrò a inserirle alternando fra i vari quadratini. Nella seconda fila alternerò in modo inverso. E questo è il risultato finale. Incollo con la colla a caldo, cercando di incollare sempre sul di dietro in modo da lasciare in vista il bordino più esterno. Fisso quindi la mia mensola con delle fascette nere attraverso i buchini che ho realizzato. Stringo bene per avere più tenuta e taglio le parti in eccesso. E ora passiamo alla decorazione del quadretto della mensola. Volevo utilizzare della lavanda, ne ho essiccata dall'anno scorso, ma siamo ormai a maggio e c'è tutta la lavanda inglese in fiore, perché non utilizzare quella? Ne ho tagliato un mazzettino e me la godrò finché rimarrà viola. Poi potrò sempre ravvivarla con dei colori o dei brillantini. Metto un fiocchetto e la incollo al mio quadretto, alla mia parete di carta ondulata. Attacco bene tutte le parti, anche i fiori della lavanda. E ora faccio un fiorellino con le parti della pigna. Ne taglio 5, elimino le parti più centrali e li incollo alla mia parete di carta. Al centro posizionerò dei brillantini. Userò anche queste conchiglie
avanzate da un pranzo di Zio Paolo. Sono delle arselle molto colorate. Ho avuto l'imbarazzo della scelta per fare delle farfalle. Incollo anche queste alla parete e con delle perline realizzo la testa con queste più grosse e il corpo con queste più sottili. Le antenne sono le perline più piccoline. Uso del bordino ricamato per dare un tocco più chic alla mia mensola shabby. Infine, con del nastro di raso, lo lego per poterlo fissare al tubo della cassetta dell'acqua senza fare dei buchi. Ed ecco qui la mia mensola a quadretto. Qui in basso potete notare che ho appeso dei gancetti delle tende per poter appendere un elastico per capelli, un rotolo di carta igienica di riserva, una decorazione. Ma visto che c'ero non mi sono fermata e ho fatto la stessa decorazione con la carta e le conchiglie anche nell'armadietto che c'è sopra il lavandino. E non mi fermerò ancora perché ho già un altro progetto in mente, sempre per il bagno. Spero vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao ciao.